accogliamo questi 8 pellegrini partiti da Canterbury. In effetti sono partiti dalla Francia per problemi di Covid, perché la partenza sarebbe Canterbury e l'arrivo a Santa Maria di Leuca. Pavia si trova proprio sul crocevia di cammini di fede, dei cammini più svariati. E è importante perché si promuove intanto una città intera, ma soprattutto quello che è un turismo di cultura, un turismo sportivo, un turismo religioso, un turismo lento, un turismo che ci fa assaporare quelle che sono le peculiarità di un territorio, e Pavia in questo ha tanto da offrire. A proposito di questo, i pellegrini cosa possono andare a visitare? Beh, sul cammino della Via Francigena, partendo dal nostro Duomo, poi arrivano al San Michele e sul cammino trovano San Primo, San Luca e San Lazzaro. Poi Pavia offre tantissimo dal punto di vista del patrimonio romanico, dal nostro castello visconteo, le nostre chiese, il nostro ponte coperto che quest'anno festeggia i suoi 70 anni e che quindi a settembre lo vedremo protagonista di tanti eventi e tante iniziative. Pavia sicuramente può offrire tanto a un turista, che sia un turista, diciamo un camminatore, o un turista che viene, arriva e decide appunto di conoscere le sue bellezze, di assaggiare anche la cucina pavese, di godere del suo territorio.